Have a nice week. Lucetti. Quando il mio business online cominciò a decollare qualche anno fa, davvero ricordo di essere stata al settimo cielo. Non mi sembrava vero, il mio sogno era diventato realtà. Se non che piano piano la mole di impegni era divenuta tale da portarmi ad aver quasi paura di scendere dal letto, per paura di soccombere alla quantità di cose che dovevo gestire, dovevo fare. Fino a quando una persona a me molto vicina mi disse: Ceci, è evidente che sei stata colpita dalla sbornia da impegni. Mi disse: hai sempre una scelta davanti a te e in questo momento stai scegliendo di consentire a tutto quello che ti arriva di finire dritto dritto nel tuo piatto senza alcun ordine di priorità. La sbornia da impegni è la classica situazione che si verifica quando giriamo come trottole tutto il giorno e arriviamo a fine giornata con la frustrante consapevolezza di non aver concluso nulla di davvero importante. Importante per noi. Quanto facile è nasconderci dietro la pila di cose da fare, piccole o grandi che siano, solo per dare a noi stessi o agli altri la parvenza di essere super impegnati e senza renderci conto che stiamo cadendo in nient'altro che in un'altra forma di pigrizia. Quando continuiamo a lamentarci di non avere tempo per fare qualcosa che conta per noi, semplicemente non ci stiamo dando delle priorità. È così evidente. E sì, a volte è più comodo vivere così, ma a che prezzo? Nel tempo ho elaborato una strategia per ovviare o per cercare di uscire da questa situazione che tende magari a ripetersi un po' troppo spesso e che ho chiamato la strategia delle tre IP, le intenzioni più importanti. Avrei potuto chiamarle task, compiti, cose da fare, ma questo avrebbe dato loro la connotazione di qualcosa che dobbiamo fare forzatamente, non qualcosa che come un'intenzione decidiamo e scegliamo di fare. Sono tre intenzioni che scegliamo strategicamente per assicurarci di progredire ogni giorno nel nostro lavoro, qualunque sia la meta che abbiamo in mente. E certo, questo non significa che in una giornata faremo soltanto tre cose, ma significa che se dovesse esserci qualunque imprevisto che ci impedisce di fare qualunque altra cosa, il fatto di avere fatto quelle tre cose renderà la giornata assolutamente produttiva e strategica. Personalmente faccio in modo che una delle tre IP sia un'intenzione che riguarda qualcosa di creativo del mio lavoro, che richiede un pochino più del mio tempo e della mia creatività. Le altre due invece possono essere cose un pochino più operative, da un meeting a rispondere a determinate email, e vada bene, non a qualunque email. L'esercizio consiste in questo: prendi un foglio di carta e fai una lista di tutte le cose che devi affrontare nel corso della settimana. Farlo la domenica o nel weekend è ideale, proprio per cominciare la settimana col massimo del focus. A quel punto rispondi a questa domanda mentre guardi la lista e mettici dentro le cose, dalle più piccole alle più grandi, che devi fare, sempre in ambito lavorativo. Anche se puoi applicarlo anche alla vita personale. La prima domanda a cui vuoi rispondere è questa: se dovessi scegliere di fare per tutta la giornata una sola cosa di questa lista, una sola e non puoi fare altrimenti, quale sceglieresti? Dati qualche secondo per scegliere, poi cerchi la risposta. A questo punto fatti questa seconda domanda: se potessi scegliere due cose di questa lista da dover fare tutto il giorno per muovermi e progredire nel mio lavoro, quali due cose sceglierei? E una volta individuate, cerchi anche la seconda. E infine la terza domanda: se dovessi scegliere tre cose da fare tutto il giorno, solo tre cose da questa lista che so per certo mi aiutano a progredire verso la meta che ho in mente, quali sceglierei? Quale sceglierei come terza? E quindi cerchi anche la terza. Ed eccole qui, le tue tre intenzioni che possono rappresentare il GPS lavorativo della tua settimana. Naturalmente, a partire da queste tre macro intenzioni più importanti, potrai individuare una serie di micro intenzioni che potrai portare avanti a livello quotidiano. E questo ti darà un'ottima direzione da seguire per tutto quello che devi fare nel corso della tua settimana. Provando questo esercizio quotidianamente, di settimana in settimana, vedrai che ti avvicinerai molto più velocemente alla meta lavorativa che hai in mente di quanto potresti fare altrimenti, dicendo sì a qualunque cosa ti arrivi da qualunque direzione. Benjamin Trigo dice che il peggior uso del tempo è fare bene quello che non dovrebbe essere fatto per niente. Quindi scegli bene e scegli con cura. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti?
Visita la svoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.